Ciao ragazzi, sono prontissima per presentarvi la mia ultima creazione. Vi avviso che non è un dolce adatto a chi si è ripromesso di mettersi a dieta dopo le feste. Questa è una meraviglia, una variante ad un dolce classico che tutti conoscerete. Il tiramisù, ve lo ricordate? Bene, stavolta ho deciso di farlo alla Nutella. L'unica attenzione che vi consiglio è alla pastorizzazione delle uova. Guardate come faccio io, altrimenti comprate quelle già pastorizzate. Detto questo, fatemi sapere se vi piace. Mandatemi foto, commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdervi le prossime ricette. Fatelo qui. E adesso segnatevi la ricetta. Circa 40 savoiardi, 250 g di Philadelphia classico oppure, se preferite, della ricotta, 3 uova fresche, 80 g di zucchero, 45 ml di acqua, 250 ml di ginseng, meglio se non zuccherato, 100 g di Nutella che ci servirà per la crema, più ulteriore Nutella per la decorazione. 200 ml di panna fresca. Cacao amaro quanto basta. Granella di nocciole quanto basta. Per prima cosa preparo uno sciroppo con l'acqua e lo zucchero e lo faccio bollire finché diventi denso. In due terrine separo gli albumi dai tuorli. Nel frattempo lo sciroppo è pronto, vedete? Inizia ad essere denso. Ora posso montare a neve gli albumi. Ricordate di tenere le uova a temperatura ambiente per qualche ora. Quindi verso metà sciroppo ancora bollente e continuo a montare gli albumi. Noterete che diventeranno belli gonfi e lucidi. Stessa cosa farò per i tuorli. Inizio a montarli con le fruste, dopodiché aggiungo lo sciroppo restante. Ora aggiungo ai tuorli la Philadelphia. Come vi ho già anticipato, potete sostituirla con della ricotta. Aggiungo la Nutella. E do una bella mescolata con le fruste per amalgamare il tutto. Ora verso gli albumi che ho montato a neve e lavoro tutto con una spatola per non smontarli troppo. A parte monto la panna. Io ho utilizzato quella fresca perché non è zuccherata. Se non la trovate potrete utilizzare della panna per dolci. La verso nella crema di Nutella e do una mescolata. Ora è pronta e la tengo da parte. Stendo uno strato sottile di crema sulla base della pirofila. E comincio ad inzuppare i savoiardi nel ginseng. Ha un gusto veramente particolare, ma se non vi piace sostituitelo con del latte e caffè. Dispongo i savoiardi in maniera ordinata e li vado a coprire con uno strato abbondante di crema alla Nutella. Do una bella spolverata di cacao amaro e continuo con un altro strato di savoiardi.
Ora cospargo l'intera superficie con la crema e la liscio con una spatola. Sciogliere la Nutella in acqua bollente. In questo modo sarà più facile lavorarla con la sac à poche perché sarà più morbida. Ho deciso di creare un motivo ad onde. Per ultimo, non mi resta che aggiungere della granella di nocciole sul bordo del tiramisù.